Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Assassin's Creed 3. Il mio nome è come sempre Quit108 e mi hanno detto che ho un fischietto per il cavallo, quindi l'ho trovato, è qua. Allora direi di utilizzarlo. Bella zio, cavallino. È abbastanza intelligente come cosa questa di avere un fischietto per il cavallo. Quindi dobbiamo andare in quel posto strano lì, andiamo a vedere un attimo la mappa. Il posto strano è qua, nella missione principale. Questa piccola è Boston. Ok. Ah, registro le missioni, va bene, va bene, va bene. Collochiamo un segnale qua. Poi entriamo sulla strada e andiamoci di cattiveria. Sì, senza saltare a caso, cavallo, grazie. Questi cavalli che saltano a caso. Di qua, parfait. Oh, quasi sti cazzi 1000 metri di distanza. Però va tutto bene perché noi siamo a cavallo. Un coniglio! Coniglio, scappa, coniglio! Una pattuglia. Corri. Parfe. Il cavallo può guardare il fiume. Ma sì che può guardare il fiume. Dai, dai! Va bene, va bene. Troveremo un posto dove attraversare, non ti preoccupare, cavallino. Vediamo un po'. Puoi guardarlo qui, dai, sì. Io credo in te. Grandissimo. Perfetto. Buongiorno. Buongiorno. Questo qui è proprio una zucca vuota. No, non è vero. Allora. Andiamo di qua, andiamo di qua. Un coso che salta, che figata. Poi di qua. E lì c'è un ponte, qua non c'è nulla. Bravo, Quittalo. Io non so proprio navigare queste foreste. Tipo se mi perdessi in una foresta sarei morto per sempre. Ah, ok. Ingresso nella regione di caccia a Concord. Perché hai saltato? Buongiorno signori. Ok. È un po' il ritorno al primo Assassin's Creed, onestamente. Questa cosa qua del cavallo che ti puoi spostare tra le varie zone. Mi piace. Anche perché è tutto molto open world, tra virgolette. Quindi è un po' più open world anche del primo. Mentre il secondo, il terzo e il quarto erano totalmente su delle. Su, proprio su delle. Rotaie praticamente. Comunque, the right tavern. La taverna giusta. No, scherzo. Right è un nome. Non fare l'incivile. Entra dalla porta. Bravo. Cinque mesi. Minchia, 5 mesi sono passati. La fredda, fredda terra. Parole sante. Vi date da fare? Sì. Ma come? E ora? Ci siamo accampati a nord. Ci vediamo lì. Ottimo. Signori miei, mettiamoci in moto. No, andate a cavallo, non andate in moto. Le moto non c'erano ancora. E lui è ubriaco. Va bene. Mi pare ovvio. Prima faceva freddo, ora è fin troppo caldo. Lol. Meno male, almeno è umido. non c'è la È una dannata neve. paludia. Ah, per non parlare delle zanzare. Cos'hai contro le zanzare? Clima caldo e insetti saranno l'ultima delle preoccupazioni. Parli del bulldog? Ma diavolo! Saremo lì dentro nel giro di un attimo e usciremo subito. Certo. Dove è andato a finire il giovane lì? Charles, è È tornato a vero. servire sotto Edward Braddock. Immagino che il bulldog non sia stato felice della nostra azione. Lì gli parlerà della mia incompetenza e implorerà perdono. Adesso
bravo con le parole, specie se si tratta di adulare. Ammetto che lo accoglieranno a braccia aperte. E noi avremo un uomo all'interno. Ma ciao tesoro. Esattamente. Se non avete sottovalutato il nemico. Interagiamo. Ok. Indiani. Si è data da fare, vedo. Beh, tutti questi tre persone sono di diverse tribù, unite dal desiderio. Ma sono tre. Via Brado. Gli Abenaki, i Lenape, gli Shoni. Sono tre. E tu? Per chi combatti? Per me stessa. Cosa vuoi che faccia? Aiuteremo gli altri a prepararsi. Seguimi. In che senso? Arrivano. Ottimo. Tutto bene, signore? Assaporo il momento. Che momento? Di certo molti si chiedono perché ci spingiamo tanto a ovest. Sono lande selvagge e anche ribelli e incivili. Ma non lo resteranno a lungo. A breve i possedimenti non basteranno più. E quel giorno è sempre più vicino. Dobbiamo garantire al nostro popolo spazio per crescere e prosperare. Questo significa che ci occorre terra. Bene. I francesi lo capiscono e cercano di arginare la conquista. Circondano il nostro territorio, erigono forti e stringono alleanze. In attesa del giorno ci strangoleranno col loro bel capio. Questo non deve accadere. Dobbiamo segare la corda e cacciarli via. Ecco perché lottiamo. Per metterli di fronte a una scelta. Devono fuggire o morire. Bene, va bene. Non ti colpire. Fermati. Attaccare la spedizione non basta. Dobbiamo uccidere Braddock o ci proverà ancora. Mi travestirò da uno dei suoi e mi porterò accanto a lui. Il vostro agguato mi darà l'occasione di avvicinarmi nice. E di ucciderlo. Quindi? Aspettiamo il segnale. Là, davanti a noi. Il bosco è così fitto. Di questo passo ci vorranno giorni per arrivare a Duque. Dovremmo seguire il fiume. Le truppe sarebbero esposte. Dobbiamo puntare all'effetto sorpresa. Siamo in 2000. Basta una vedetta e ci avvistano. E allora? Spostiamoci in fretta. Aspetta. Prima di tutto... No, sbagliato. Allora, di qua voglio questa. Derubiamolo. Chi si diverte ora? Uccidetemi! Ma no! Arf. Va bene. La mia scarsità nello stealth non ha eguali. Ok. Aia. Sì, va bene. Va bene. Dovevo uccidere due soldati senza entrare in conflitto, ne ho ucciso solo uno. Amen. Io non sono un OCD per mia fortuna. Come fanno gli indiani a vivere nei boschi? È tutto fango e insetti e pesche orrende. Cacciati i francesi, per noi ci saranno più opportunità a nord. Buongiorno. Tutto. Prego. Sei felice di avere. Ok. Quindi siamo di fianco a Braddock. Edward.
Com'è trovarsi dall'altra parte della pistola? Attenti! E nessuno nota niente. Ok, ecco che arrivano. Oh cavolo! Signore. Dove sei finito, eh? Ma cavolo! Te lo sei fatto scappare così? Non ci credo. Vieni qua. Vieni qua. Aia! Corri, corri, ricarica, ricarica. Sprona il cavallo, andiamo, più vicino. Vieni qui, Edward. Edward. Andiamo. Nice. Ma ciao. Non ti credevo un codardo, Edward. Oh cavolo. Fatti sotto! Al cavallo ha sparato? Quale arroganza! Ho sempre saputo che non ce l'avresti mai fatta. Per te è finita. Ah sì? Ecco la zia! Vai, grande zia! Non farlo. Ma... Presto, prima che scappi! Uccidilo, brava detto, zia. Vai! Uccidilo! Ecco. Vieni qua. Non lo merito. Yeah! Così si fa. Un po' strano, però va bene. Ok. Perché, Aiden? La tua morte mi è utile. Niente di personale. Beh, forse anche un po' personale. Sei sempre stato un problema, in fondo. Ma noi combattevamo insieme. Un tempo, forse. Ma non più. Tu hai scordato ciò che hai fatto. Tutti quegli innocenti massacrati. Per cosa? Non si arriva alla pace facendo ricorso alla violenza. Sbaglio. Se solo avessimo usato la spada più spesso quando serviva, il mondo sarebbe un posto assai migliore. Quest'oggi. Ah sì? E in questo caso concordo. Ottimo. Niente requescati in pace. Addio, Ed. Oddio, un anello. L'ha pure derubato. Di cattiveria. Perfetto. Un altro anello. Ho tenuto fede a quanto promesso. Conto che farai lo stesso anche tu. Seguimi. Seguimi. Che ti schiaccio a dovere. Ah, bene. Nessun problema. Oddio. Dipinti. Io odio l'arte. Oh cavolo. No. No. Mi sembri deluso. Avevo in mano una chiave e credevo aprisse qualcosa. C'è solo questa stanza. Mi aspettavo di più. Amen. Cosa significano? Va bene. La relazione. Diamoci all'arte. Che scese nel mondo per dargli forma, perché ospitasse la vita. Affrontò un duro viaggio, fra difficoltà e pericoli.
ma credeva nei suoi figli e nelle loro capacità. Anche se da tempo ha lasciato questa terra, i suoi occhi vegliano su di noi. Le sue orecchie ci ascoltano, le sue mani ci guidano. E il suo amore? Il suo amore ci dà la forza. Ai 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 ai. Sei stata molto gentile con me, Sio. Signora Longari. Grazie. Io dovrei andare. Ma ecco. Un po' di sano sesso, così lo vogliamo. No, va bene. Ok, oh, non ho completato nessun cosa, va bene. Non sto facendo grandi progressi in questo gioco, però va bene. Mi piace. Allora, di qua. Bravo, carica qualcosa. Grazie mille. Alcuni giorni dopo. Questo cos'è? Avrà bevuto troppo. Che state facendo? Avrà bevuto troppo. Perché c'è una pagina che si allontana sempre di più? Modo per l'uomo parsimonioso! I miei prezzi sono ridicoli! Scusa, non volevo. No, non volevo, stavo inseguendo una pagina. Aia. Salta. Penso okay. Che c'entri l'insetto, quello piccolo che mangia il legno. Li vedevamo sempre anche sui vini a casa. Che insetto piccolo che mangia il legno? Bene. Lascia, perfetto. Torniamo alla storia, va? Sì, torniamo alla storia. Apri porta. Porta apri. Mastro Kenway, l'avete trovato? Non era al posto giusto. Gli altri vi stanno aspettando. Ok. Ciao altri. Signori. Comodi. Comodi. Temo che il tempio non fosse che una grotta dipinta. Però conteneva immagini scritte dei precursori, significa che siamo vicini. Non abbastanza, direi. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi, crescere di numero e fondare una base permanente qui. Benché il sito ci sfugga, sono certo che lo troveremo. Quello è il sito dove infilarci dentro la mela. Parole sante. Inoltre, credo che sia ora di accogliere Charles fra di noi. Si è dimostrato un allievo leale, ha servito con ardore dal giorno in cui si è unito a noi. Merita di condividere il nostro sapere e di cogliere i frutti che offre un tale dono. Le mele dell'Eden. Sono obiezioni. Molto bene. Charles, vieni, andiamo. Vieni, andiamo. Ok. Giuri di difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E di non ovviamente divulgare i nostri segreti nella vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a qualunque costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi, fratello. Insieme assisteremo all'alba di un nuovo mondo. Un mondo di fermezza e di ordine. Dammi la mano. Sì, Templari. Per forza. Ora sei un Templare. Ai 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 ai. Il padre della comprensione ci guida. Il padre della comprensione ci guida.
Desmond, preso malissimo. Ma Desmond è preso estremamente male, infatti. L'avete visto, vero? Wow. Wow, e come? La chiave deve essere l'amuleto che Eitam ha preso a Londra. Ora sappiamo com'è fatto, ma non sappiamo dove si trova. Desmond, devi continuare. Ah, sì? E anche un tuo antenato. Perché non entri tu nell'Animus? Cosa? Che diavolo dici? Sembri un bambino di 6 anni. Non è tuo padre. Ma che ti prende, Desmond? Vuoi sapere che mi prende? Sono stufo di non avere voce in capitolo. Desmond, fai questo. Desmond, fai quello. Desmond, sarà meglio che trovi una soluzione, altrimenti il sole ti ridurrà in cenere. Ah, e sì? So di essere stata carina con te, ma invece sono parte anch'io del piano dei Templari. Quindi sì, vorrei tanto che finissi sotto il controllo di un'entità aliena in modo che tu possa uccidermi. Quindi ecco la risposta. Sono stufo di essere una cazzo di pedina. Credevo sarebbe stato diverso con te. Insomma, sei mio padre, ma alla fine sei esattamente come i Templari. Boom! Yeah! Quei bastardi, capito? Tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho fatto, è stato per te. Forse ho voluto troppo, o ti ho chiesto questo troppo. Questo è amore paterno. Ma cerca di tenere bene a mente cosa c'è in gioco qui. Devi capire cosa fare, figliolo. Non abbiamo più tempo. Bene, sono in imbarazzo, ma farò finta che non sia successo niente e vi aggiornerò tutti come al solito per cercare di accorciare i tempi. Va bene. Niente di buono. Sembra che il tempio sia alimentato da alcune... Beh, le chiamerei batterie. Ne avete incontrata una entrando. Speriamo che non ce ne siano più. Almeno non qui. Ah, sì? Hai idea di come possiamo sostituirle? Non ancora, no. Voglio introdurmi nel database dell'Abstergo. Se trovassi qualche riferimento a quegli aggeggi lì dentro, forse potrei rimanere. Vedi cosa puoi fare. Ma certo. Senti, Desmond, puoi dare un'occhiata qui in giro o ritornare nella casa? Gli do un'occhiata in giro, per Foggia. Allora, caverna high-tech. Premi su cosa comando. Ok. Un mucchio. Guardala per me. Guardala mentre mi stai parlando. Ci serve guardale un modo il culo per controllarti e comunicare con te. Violare i sistemi di sicurezza locali ci aiuterà. Grazie. Per okay. Cosa? Non so, per tutto. Vi siete sacrificati per me, tu e Sean. Tu hai potenziato l'Animus, mi hai aiutato ad addestrarmi, mi hai risvegliato dal coma. Tu hai inserito tutto nel database. Per risolvere. Zio, che posizione strana adesso. So che non è stato che facile cazzo? Lavorare con me. E mi dispiace. Voglio che sappiate che, anche se non sono bravo a dirlo, apprezzo molto quello che avete. Scusa? Fatto. C'è una tizia lì? Riga? Lì c'è una tizia. Ma. Sono estremamente inquietato da tutto questo. Andiamo dal papà. Papino! Sì? Volevo soltanto... Oh, questo è più normale. Salutarti. Hai cose più importanti da fare ora. Ma vaffanculo. Dio, papà. Esatto. Cosa? Che cosa vuoi che dica? Non lo so. Ciao, figliolo. Come stai? Che hai fatto di bello? Io so che... Abbassa le braccia. Niente. Hai sprecato anni in un buco di appartamento con un lavoro inutile mentre tutti noi lottavamo per poter sopravvivere. Sei un vero stronzo. Sì. Oh, vorresti colpirmi di nuovo? Perché questa volta reagirò. Andiamo da Shaun. Shaun! Guardate un po' qui. Che cos'è? Sì. Beh, non saprei, ma credo un contatore. A giudicare dall'iconografia, ritengo probabile che quando si svuoterà, inizierà la fine. Ah, sì. Ciao, Desmond, come ti va? Ciao, il zio. Il solito. Altro giro, altro antenato. Chi avrebbe detto che c'era un templare fra i tuoi avi? Credo abbia iniziato come assassino. Devono averlo convinto.
Hai ragione, infatti. Ho controllato negli archivi e sembra che il padre di Eitan fosse un assassino. Quindi è logico che lo fosse anche lui. Almeno per un po'. Hai scoperto altro? Il tizio all'opera era Reginald Birch, gran maestro del capitolo dei Templari di Londra. Lui e il padre di Eitan, un uomo di nome Edward, erano rivali da sempre. Pare che Birch abbia circuito Eitan quando era molto giovane, così è riuscito a convincerlo a cambiare fazione. Chissà come ha fatto. Indagherò ancora un po'. Va bene. Ti prego, dimmi la verità, Desmond. Credi davvero che ce la faremo a uscirne vivi? No, ovviamente no. Insomma, non sarà facile. Se la prima civilizzazione ha fallito, come diavolo facciamo noi a salvare il mondo? C'è ancora tempo. Ah, sì? Restano meno di 2 mesi. Loro hanno avuto decenni e tantissime risorse. E il peggio è che sapevamo che sarebbe successo da... quanto? Secoli? La storia si ripete, quindi. La prima civilizzazione era occupata a farci guerra e nessuno si è accorto di niente. Noi sapevamo la verità, ma stavamo combattendo contro i Templari. Fantastico. Speriamo che dietro quella porta ci sia qualcosa di utile. In ogni caso, beh, ci abbiamo provato. Va bene, ragazzi. Io in realtà sto registrando da fin troppo questo episodio, perché mi sono confuso e praticamente stavo facendo un'intera sessione di registrazione invece che un episodio solo. Quindi direi che vi saluto qui. E questo probabilmente sarà diviso in 2, se non 3 parti. Spero che non ve la prendiate, anche perché comunque sia molto di questa è tutta lore, cioè tutta storia, più che azione. Però fa anche questo parte di Assassin's Creed, quindi è importante poterla capire. E niente, il mio nome è come sempre Quit108. C'è ancora quella donna. Ciao a tutti.